Di Paolo Minucci, quanta allegria, quanta simpatia si respira questa sera all'interno del Delberg Palace Hotel. Ci troviamo a Pizzoferrato, in provincia di Chieti, ospiti della famiglia Castagliuolo che ci ha aperto spontaneamente le porte per dar vita al galà nazionale di fine stagione. Quindi a questa fantastica famiglia di professionisti nel settore del turismo vorrei indirizzare il primo grande applauso del pubblico presente. Chapeau! È una struttura dove abbiamo trascorso dei giorni in tutto relax. Le nostre miss si sono sbizzarrite perché hanno giocato a tennis, hanno giocato a ping pong, a biliardino, hanno fatto tante escursioni, si sono divertite, hanno continuato a familiarizzare nel migliore dei modi, così come è avvenuto da inizio dello scorso mese di giugno, quando è iniziato il tour 2014 del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, giunto alla sua 37esima edizione. 37 anni di vita attraverso i quali abbiamo raccontato delle pagine dedicate alla bellezza e al fascino femminile. Ma siamo qui in una bella location tra tanti amici che sono ancora in nostra compagnia, gente arrivata da ogni parte d'Italia, conclusione di una stagione esaltante per il Delberg Palace Hotel, come ci dicevano anche gli organizzatori. Ma di questo e di altro parleremo nel corso della nostra serata. Sarà una serata davvero molto bella. Io vado a presentare la giuria, che sarà presieduta dal primo cittadino, Palmerino Fagnilli. Un applauso. Sindaco, si può anche alzare in piedi per farsi riconoscere, lei è un personaggio conosciutissimo, però è giusto che anche gli amici che ci seguono sui canali Sky, ma anche online, possano riconoscerla al meglio. Con il sindaco saranno in giuria i padroni di casa, ad iniziare da Vito Castagliuolo. Un applauso anche per lui. E il figliuolo, il responsabile factotum della struttura, Giuseppe Castagliuolo, che ritroviamo dopo l'esperienza, un galà trascorso a Ischia organizzato proprio da lui, che non dimenticheremo mai nella nostra vita. Andando avanti abbiamo Danilo Morra, il direttore di questa struttura. E qua l'applauso della CLAC che ha radunato il direttore. Il maître di questa fantastica struttura, lui è Sandro Palmitesta, amico di tanti VIP, di tanti personaggi del mondo dello sport, ad iniziare dalla Pescara Calcio, che ha avuto modo di soggiornare in questa splendida realtà. Andando avanti troviamo un funzionario del comune, Domenico Calabrese, eccolo qui. Assieme al consigliere comunale Romeo Casciato, così abbiamo anche una degna rappresentanza della civica amministrazione assieme al primo cittadino. Andando avanti troviamo un abitante di Pizzoferrato, oggi professionista affermato nel settore della ristorazione, noi lo conosciamo assai bene perché non solo è il detentore del titolo regionale del Festival del Brodetto, Festival regionale del Brodetto, ma è anche il vincitore dell'UCOP d'Oro, una manifestazione riservata ai cuochi più bravi della nostra regione, che lui ha avuto il modo di vincere esaltando le sue qualità culinarie. Il sindaco d'altra parte a suo tempo gli ha consegnato anche la cittadinanza onoraria e ha fatto molto bene. Lui ha rappresentato la cucina abruzzese, pensate un po', al Festival di Sanremo,
al Palafiori del Festival, facendo conoscere i nostri piatti, i nostri prodotti a tutta la stampa nazionale specializzata. Signore e signori, applausi per Silvano Pinti. A capotavola troviamo una presenza ormai nota, un volto noto del piccolo schermo. È un'attrice nonché scrittrice che qualifica la nostra commissione, ma anche la terra d'Abruzzo, perché con la sua ultima opera, recensita dai maggiori organi di informazione a livello nazionale, come Il mare, io ti parlo, ha fatto parlare davvero l'Italia intera. Lei è Franca Minucci. Che onore e che piacere. E con loro si trova anche una splendida voce che tra poco avremo modo anche di ascoltare e di seguire. Lui è un punto di forza di questa realtà che ha dato e ha portato fortuna a tanti nomi illustri. Ne cito due su tutti: Piero Mazzocchetti e Gio Di Tonno, protagonisti indiscussi qualche anno fa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Lui è Carlo Di Fabio. Prima di iniziare a parlarvi di bellezze al bagno, io volevo iniziare con il primo colpo d'occhio dedicato alla moda e volevo parlarvi di una boutique, di una realtà che si trova proprio qui vicino ad Arielli e a Selva di Altino, Monaco Sposi. Conoscete questa bella realtà? E allora, nel giorno più importante della vostra vita, visitate l'atelier Monaco Sposi, dove scoprire la magia dell'abito bianco come rari e preziosi boccioli che si schiudono al sole. Tutto ciò lo potrete trovare da Monaco Sposi ad Arielli in via Pescarese e a Selva di Altino in via Nazionale. Signore e signori, per voi Monaco Sposi. Le nostre modelle di eccezione sono, ad iniziare da Francesca Paolini, Miss Adriatico International 2013. Abiti stupendi, il prossimo che sarà presentato da un'altra modella, da un'altra indossatrice, Martina Maddalena Mariotti. Moda con Monaco Sposi ad Arielli e a Selva di Altino. Abbiamo aperto alla grande questa bella serata. Io, prima di entrare nel merito della manifestazione, ricordo le fasce che assegneremo. Questa sera eleggeremo la Miss Adriatico Web, la più votata, la più cliccata sul nostro sito e sulla pagina Facebook di Miss Adriatico, curata dal nostro regista Leo Di Blasio, un titolo abbinato ad uno dei nostri sponsor, vale a dire al ristorante Da Silvano di Francavilla al Mare. Un applauso. Andremo avanti facendo la conoscenza della Miss Simpatia Arco Colori, una firma storica per il concorso di Miss Adriatico, vernici e colori di qualità, azienda che si trova a San Buceto di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti e che è conosciuta praticamente in tutta Italia. Dopodiché conosceremo la Miss Gelati Bontà, il buon gelato artigianale, un gelato davvero molto squisito che anche le nostre Miss conoscono molto bene, una realtà che si trova a Pescara. Così dove si trova anche la Miss Spiedì Arrosticini, l'azienda Spiedì che si trova appunto a Pescara nella zona industriale, che produce gli arrosticini più buoni perché fatti tradizionalmente. Conoscete tutti cosa sono gli arrosticini, questo prodotto di nicchia che contraddistingue e caratterizza la nostra cucina.
Andremo avanti con la Miss Caffè Mocambo, azienda di torrefazione di Chieti, il buon caffè italiano conosciuto nel mondo. E poi ancora la Miss Intimo M. Gross. M. Gross ormai un marchio nazionale, si trova a Città Sant'Angelo, nella sua sede principale in provincia di Pescara, e produce intimo di qualità e per tutte le età. Proseguiremo con la Miss Acqua e Sapone, che è anche il main sponsor del nostro concorso a livello nazionale, oltre 700 punti vendita in tutta Italia, articoli per la casa e per la bellezza personale, fino ad arrivare alla Miss Adriatico Delberg Palace Hotel, in onore appunto della struttura che ci ospita. E allora vi lascio alla presentazione, al primo quadro moda curato dal nostro coreografo Pietro Di Bari, delle nostre 20 aspiranti al titolo di Miss Adriatico Delberg Palace Hotel. Vai con la musica, maestro! Naturalmente la nostra sfilata si apre con una nuova proposta. Lei è Lorella Pasquarelli. Questa sera non è in gara, perché noi già guardiamo al futuro, alla prossima stagione, dove sarà indiscussa protagonista, almeno ce l'auguriamo. Mamma mia, quanta gente che ti applaude, complimenti, hai iniziato davvero molto bene. E allora, abbiamo fatto la prima conoscenza di Lorella Pasquarelli, ma andiamo avanti con le nostre candidate. Quindi il primo colpo d'occhio, il primo passaggio giuria per le nostre miss, iniziando dalla numero uno. Potete trascrivere il nominativo di Ramona Di Blasio, eccola qua. In versione elegante, elegantissima, la numero 2, Martina Di Tommaso. Di coordinarsi e poi le riproponiamo insieme in passerella davanti ai tanti flash che scattano all'indirizzo di queste fanciulle. E vanno applaudite le nostre ragazze, cari amici del pubblico presente, ne siete tanti questa sera. Bene bene, si prosegue con la numero 3, lei si chiama Claudia Lo Iacono. Ha scelto il colore rosso per impressionare immediatamente i signori giurati, la numero 4, Martina Gervasoni. Le rivediamo subito e prontamente insieme, passerella congiunta per la numero 3 e la numero 4. Children from the land of Judah. Sulla passerella del Delberg Palace Hotel di Pizzo Ferrato è pronta con il numero 5, Barbara Scorrano. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia uscire. E davanti alle soggettive delle nostre telecamere è pronta la numero 6, Benedetta Adonide. Un'illuminazione in questa notte fantastica,
cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso. E accompagnati davvero, davvero con un tifo da stadio questa sera, eccole qua di nuovo insieme, passerella congiunta per loro. Perdere, ti porto via con me. Tutti questa sera, grande atmosfera, numero 7, si prosegue con Rebecca Di Giulio. Canzone davvero una notte fantastica. Andiamo a presentare la numero 8. Lei è Noemi Danese. Sale una manciata di ore da metterci dentro, il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una notte sola. Due come noi che si cercano dentro una musica nuova. Dentro una macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. Ragazzi, è ancora il vostro momento. Allora, Rebecca, Noemi, prego, in passerella. Tutta per voi. Respiro, ti porto via con me. Un concorso internazionale, capirete subito il perché, con il numero 9, ecco a voi, Enoma, Naomi, John. Ti porto via con me, in questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono, e mille amori che esplodono in mezzo alla strada. Una coppia di fantastiche ragazze morositas con il numero 10, pronta in passerella, Franca e Maria Agbe. Ti porto via con me. Fatevi ancora ammirare, prego! Numero 11, eccola qui inquadrata, Ludovica Brocco. Non so se riuscite a sentire anche da casa. Le ragazze sono scatenate, le nostre miss, con il numero 12. Intanto seguiamo la passerella di Sara Carafa. Accompagnate dalle selezioni musicali di Carlo Vernamonte, le riproponiamo prontamente insieme. Eccole qua, con il vostro applauso, signori del Delberg Hotel di Pizzo Ferrato. Altre bellezze da presentare con il numero 13, un numero portafortuna, lei è Gladys Perez. Sugar,
Adesso il proscenio è tutto suo, numero 14 a contraddistinguere la passerella di Deborah Bazzani. Poi il bis della passerella, però insieme naturalmente. Prego ragazze! Altre due protagoniste della serata, si inizia con la numero 15, Natalia Marinelli. Passaggio giuria per la numero 16, inquadrata Michela Gentile. Esta es la historia de un corazón que andaba por el mundo buscando una razón para vivir, una razón para morir, una razón para seguir latiendo al ritmo que marcaba el viento, una razón para vivir la vía de día y de noche y de día, y latir sin parar buscando la verdad al ritmo de un guaguancó. Corazón de cristal, corazón de madera. Le vogliamo rivedere insieme, lo chiedo alla curva nord del piano superiore, sì? Agli amici della Lazio Calcio, allora eccole qua! Tra poco però si va a nanna, eh! Corazon che non ride, corazon che non sente, corazon che non late, corazon che se muore, corazon trasparente. Si prosegue di gran carriera, la volta con il numero 17 di Yanira Pelusi. Quattro erano los Beatles, pétalos la margarita, e son los mandamientos y solo uno la vida. 40 son los ladrones, cero las reglas para el amor. Cuatro son los colores, miles las flores y solo uno cuore. Di bianco vestita la prossima concorrente, numero 18 per Federica Giuliani. El corazón pequeño y fuerte seguía viajando y conociendo el mundo, y encontró otro corazón que como él buscaba un sitio para vivir, para morir, para seguir latiendo al compás de ese ritmo creado por el viento, y con todo lo que vio y escuchó por ahí escribió una canción, la canción del corazón que late. E accompagnati dagli applausi del settore giovanile della Lazio Calcio, eccole qua nuovamente le nostre splendide fanciulle, applaudite ragazze e ragazzi. Delle meraviglie a chiudere questo primo passaggio giuria, ci pensa subito con il numero 19 Simona Di Felice. Reduce dal titolo regionale vinto qualche giorno fa con il numero 20, già fasciata, fuori gara ovviamente, Angelica Aceto. Corazón que se sale, que sube, que late, que muerde, que vale, que viene y que va. Que escucha, que calla, que grita, que baila, que sabe, que habla y se lleva a quitar. Corazón que se siente, que salta y se cae. E davanti ai flash dei nostri fotoreporter guidati da Davide Minucci, eccole qua, la numero 19 e la numero 20 a chiudere questo primo passaggio giuria. Corazón de león, corazón de pantera, corazón por amor, corazón que no espera, corazón de una noche, corazón de pelea. Bene, 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 bene.
Io agli amici presenti in questa struttura, nell'anfiteatro del Delberg, chiedo adesso una cosa: se le nostre miss sono state di vostro gradimento, ce lo fate capire con un unico grande applauso. Grazie a nome delle concorrenti, di tutte le miss e dell'organizzazione di Miss Adriatico. Però adesso ve le faccio rivedere tutte quante in uno stupendo e interminabile colpo d'occhio. Rivediamole tutte quante insieme, le Miss Adriatico al Delberg Palace Hotel. È l'onda della bellezza di Miss Adriatico. Già, è semplice. A me piacciono tantissimo i colori, il sole, i sapori e i profumi della natura. Quelli sono indimenticabili. È semplice. Torniamo a parlare di moda, con Monaco. Elegante e raffinata la donna vestita da Monaco Sposi. Tagli geometrici, ampie scollature,
colori intensi rendono la donna sensuale ed elegante. Tutto ciò lo potete trovare ad Arielli in via Pescarese e a Selva di Altino in via Nazionale. Abiti da cerimonia firmati Monaco. Guardate. E qui scatta spontaneo l'applauso in passerella Francesca Paolini, Miss Adriatico International. Chiede subito alla passerella, alla sua collega, eccola qui, mamma mia che lusso, Martina Maddalena Mariotti indossa questo abito Monaco in un giorno particolare, che è il giorno del suo compleanno. Auguri Martina, ancora un anno che festeggia in compagnia della grande famiglia di Miss Adriatico, che gli vuole, che le vuole davvero tanto tanto bene. E allora rivediamo questi abiti, abiti da cerimonia firmati Monaco, Monaco ad Arielli e a Selva di Altino, complimenti, complimenti. Eccole qua le nostre Miss Adriatico a Pizzo Ferrato. Naturalmente iniziamo dalla new entry, Lorella Pasquarelli. Lei è fuori gara ovviamente perché si è iscritta per il nuovo tour, la prossima edizione Miss Adriatico 2015. Iscrizioni gratuite per ragazze italiane e straniere. Complimenti a Lorella, che senz'altro sarà protagonista nella prossima edizione. E allora veniamo a noi, le ragazze in gara. Si riparte dalla concorrente numero 1, eccola qui inquadrata, lei è Ramona Di Blasio e arriva da Pescara. Primo voto per la bellezza fisica, il secondo per il portamento, amici della giuria. Da una bellezza ad un'altra, pronta Martina Di Tommaso, concorrente numero 2 da Pescara. Ancora una rappresentante del capoluogo adriatico con il numero 3, Claudia Lo Iacono. Dalla città del Vate, dell'immaginifico, ecco a voi con il numero 4, Martina Gervasoni. A caccia di voti e di consensi con il numero 5 da Pianella in provincia di Pescara, Barbara Scorrano. Bikini anche per lei, la numero 6 da Silvi Marina in provincia di Teramo, Benedetta Adonide. So
sotto i riflettori della ribalta è arrivato il suo momento con il numero 7 da Montesilvano, Rebecca Di Giulio. Tifo da stadio questa sera a Pizzoferrato, con il numero 8 troviamo da Colle Corvino in provincia di Pescara Noemi Danese. La nostra ragazza Morositas con il numero 9, nativa di Verona, pensate un po', e Noma Naomi John. A riscaldare ulteriormente l'ambiente ci penserà tra poco la numero 10 di origini nigeriane, Franca Imariagbe. Torniamo in Italia, Silvi Marino in provincia di Teramo, per presentare con il numero 11 Ludovica Brocco. Imbarazzata giuria, ecco a voi con il numero 12, Sara Carafa, arriva da Ortona in provincia di Chieti. La concorrente inquadrata ci è venuta a trovare addirittura dalla Terra del Sole, da Santo Domingo, con il numero 13, Gladys Perez. Si procede di gran carriera, è arrivato il momento della numero 14, da Montesilvano, Deborah Bazzani. Particolarmente attento anche il nostro chef in giuria, Silvano Pinti. La numero 15, lei è Natalia Marinelli e arriva da Chieti. Sulla passerella del Delberg Palace Hotel è pronta con il numero 16, Michela Gentile, arriva da San Buceto di San Giovanni Teatino, provincia sempre di Chieti. Suo bikini personale, la volta della numero 17, da Francavilla al Mare, Yanira Pelusi. Presenti questa sera in gara è la volta della numero 18, da Pescara, Federica Giuliani. Secondo
secondo passaggio giuria per la concorrente numero 19 da Vacri, Simona Di Felice. Simpaticissimi ragazzi della Lazio, i giovani calciatori della Lazio che stanno facendo un tifo sfegatato. Andiamo a presentare con il numero 20 da Monte Silvano, Angelica Aceto, la Miss Adriatico Abruzzo. Passava quell'uomo che dava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e vedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, quei fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensità. È immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco e ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori, ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie.
l'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Grazie. Grazie. Carlo Di Fabio, complimenti, davvero grande voce. Torniamo a parlare di moda. Per voi, momenti di moda firmati Monaco Sposi. Passerella Francesca Paolini, un applauso per lei, la Miss Adriatico International. La passerella è tutta per lei, inquadrature d'obbligo per Martina Maddalena Mariotti, vestita da Monaco Sposi. Abiti, signori, viene voglia di sposarsi, non è così? Ma le riguardiamo, torniamo ad ammirarle tutte e due insieme, Francesca e Martina, ragazze da sposare, soprattutto con abiti firmati Monaco Sposi. E qui ci vuole l'applauso degli amici presenti in sala, in questa struttura, complimenti. Però torniamo a noi. Terzo e definitivo passaggio giuria. A questo punto, cari amici giurati, avrete l'opportunità, attraverso il vostro meccanismo di voto, o di confermare la votazione espressa o di modificarla all'occorrenza. Io mi faccio nuovamente da parte perché è giusto che il proscenio sia tutto per le nostre candidate al titolo di Miss Adriatico Delberg Palace Hotel, che saranno precedute come al solito dalla nostra Miss, la Miss del prossimo anno. E allora in body olimpionico falcone la nostra Lorella Pasquarelli, eccola qua. Iniziamo in bellezza e guardiamo al futuro con una splendida fanciulla. Complimenti Lorella, sei già scritturata per il prossimo anno. Farai parte di questo fantastico gruppo, ti assicuro, ti divertirai un mondo. L'uscita è quella 4 per, tanto cara al nostro coreografo, e io partirei subito dalla numero 1, Ramona Di Blasio da Pescara, studentessa con la passione per il ballo e la lettura, aspirazioni da insegnante di danza per Ramona Di Blasio. Avrete così le idee più chiare, cari amici della giuria. Si prosegue, numero 2 per Martina Di Tommaso, anche lei da Pescara, studentessa in scienze umane, con la passione per la danza moderna, aspirazioni da ballerina professionista per Martina Di Tommaso. All'appello con il numero 3 da Pescara, Claudia Loiacono, mamma a tempo pieno, con la passione per la danza, aspirazioni ancora da decifrare, ci scrive perché la chiave del cassetto ancora la ritrova, Claudia Loiacono. I
A chiudere questo primo quartetto ci pensa con il numero 4 da Pescara, Martina Gervasoni, studentessa con la passione per il disegno e la danza, aspirazioni da ballerina per Martina Gervasoni. Vediamo come ci saluteranno queste splendide fanciulle. Allora inizia la coreografia, momento coreografico. Chapeau. Fantastiche proposte, si inizia con la numero 5 da Pianella, Barbara Scorrano, studentessa con la passione per la musica e le attività di palestra, aspirazioni da presentatrice televisiva per Barbara Scorrano. Numero 6 per Benedetta Donide da Silvi Marina, studentessa con la passione per il nuoto e la fotografia, aspirazioni da indossatrice per Benedetta Adonide. Conosciamo meglio anche la numero 7, si tratta di Rebecca Di Giulio, arriva da Montesilvano, una studentessa, ascolta musica, legge libri, aspirazione da infermiera per Rebecca Di Giulio. Completare questo quadro moda ci pensa con il numero 8 Noemi Danese da Colle Corvino, studentessa con la passione per le arti grafiche e la musica, aspirazioni da fotografa per Noemi Danese. Bene, coordinate i movimenti e andiamo avanti con la passerella, prego ragazze, il saluto delle nostre protagoniste. Sono davvero curioso di vedere come si comporterà la giuria. Nel frattempo vado avanti. Numero 9 per Enoma Naomi John da Verona, studentessa con la passione per la musica e il ballo, aspirazioni da ballerina per la ragazza inquadrata Enoma Naomi John. In body olimpionico Falcone, la volta della numero 10, Franca Imariagbe, di origini nigeriane, è una studentessa con la passione per l'atletica leggera, aspirazioni da cantante gospel per Franca Imariagbe, eccola qua. Contrassegnata dal numero 11 in gara la volta di Ludovica Brocco da Silvi Marina, bagnina, appassionata di nuoto e di sport in genere, aspirazioni da tour operator per Ludovica Brocco. Da una bellezza ad un'altra, per presentare con il numero 12 da Ortona, Sara Carafa, è una studentessa con la passione per il nuoto, ascolta musica, aspirazioni quella di affermarsi nel mondo dello sport. Lei è Sara Carafa. Momenti ragazze per tornarvi ad ammirare in passerella, prego. Poi offriremo queste gustose mandorle alle nostre miss, mandorle che fanno venire davvero l'acquolina in bocca.
numero 13, dalla Terra del Sole, da Santo Domingo, Gladys Perez. È una fotomodella appassionata di musica e di balli caraibici, aspirazioni da modella, appunto, per Gladys Perez. È arrivato così il suo momento. Con il numero 14 troviamo Deborah Bazzani, da Montesilvano, studentessa con la passione per lo sport e una campionessa di rugby. Aspirazione da vigile del fuoco per Deborah Bazzani. Andando avanti troviamo con il numero 15 Natalia Marinelli, da Chieti, studentessa con la passione per la lettura e la musica. Aspirazioni da medico per Natalia Marinelli. E a completare questo quadro moda ci penserà tra poco con il numero 16 Michela Gentile, da San Buceto di San Giovanni in Teatino. È una studentessa con la passione per la danza moderna e l'hip hop. Aspirazioni da ballerina per Michela Gentile. Ancora le soggettive delle nostre telecamere, sono tutte per voi ragazze, in passerella, scatenatevi. Altro quartetto delle meraviglie, si inizia con la numero 17, da Francavilla al Mare, Yanira Peluzzi, è una studentessa con la passione per la musica e la danza hip hop. Aspirazioni da stilista di moda per Yanira Peluzzi. Definitivo passaggio giuria per la numero 18 Federica Giuliani, da Pescara, una studentessa con la passione per lo sport e la pallavolo in modo specifico. Aspirazioni quella di viaggiare sempre di più, magari come tour operator. Lei è Federica Giuliani. Numero 19, questa sera Pizzo Ferrato, per Simona Di Felice, da Vacri in provincia di Chieti, studentessa universitaria con la passione per la moda, legge libri, ma la sua aspirazione è quella di diventare indossatrice. Simona Di Felice. Con tanto di fasce e corona a chiudere, la numero 20, Angelica Cetto, da Montesilvano, una studentessa con la passione per il mondo dello spettacolo. Aspirazioni da modella per la ragazza inquadrata, Angelica Aceto. Anche per voi, ragazze, è arrivato il momento di tornarvi ad abbracciare platonicamente con l'applauso del pubblico del Delberg Palace Hotel. Salutare nuovamente la nostra coiffeur ufficiale Martina Perilli, del salone La Fenice di Picciano in provincia di Pescara, che rende sempre ancora più belle le nostre miss. Lei d'altra parte è una giovane professionista del settore e si è segnalata al centro dell'attenzione proprio durante il tour 2014 di Miss Adriatico. Io colgo l'occasione per riproporle come al solito tutte quante insieme, perché il pubblico presente in sala vuole rivedere le nostre miss. E allora li accontentiamo subito, gli amici di Pizzo Ferrato, eccole qua le nostre ragazze nel saluto conclusivo, eccole qua.
di un momento coreografico tanto caro al nostro amico Pietro Di Bari e all'assistente del backstage Roberta Mezzanotte, il pettine, e scatta l'applauso degli amici di Pizzo Ferrato per questo momento conclusivo della nostra sfilata, anche se ci saranno altri intermezzi artistici da non perdere. Faccio così, passo di lì, ti prendo e ti porto via. Devo confessare una cosa, cari amici, non ho mai visto tanti flash, tante macchinette fotografiche, ma anche tanti cellulari pronti ad immortalare i momenti salienti di questa bella serata promossa dal Delberg Palace Hotel, mentre i nostri amici della giuria consegnano nelle mani del direttore le varie schede per procedere tra poco alla sommatoria dei voti. Tra poco conosceremo le vincitrici della serata, coloro che avranno ottenuto i maggiori consensi da parte della nostra commissione in quello che resta pur sempre un gioco bello e divertente. Signore e signori, è arrivato il momento, un momento musicale particolare, perché è abbinata davvero a un quadretto più unico che raro, e quindi attraverso la voce di due nostri carissimi amici. Innanzitutto, uno è un vincitore nazionale del Festival della Melodia, si tratta di Marco Corneli, un altro è il nostro coreografo, vale a dire Pietro Di Bari, che si diletta con la buona musica. Altri due figuranti sono due papà di due miss che si sono prestati simpaticamente al gioco. E allora gustiamoci questo intermezzo musicale davvero da non perdere, prego. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e poi di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà.
tutti quanti a casa. E quest'oggi poi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti qui vicino a me, con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, hanno deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Grazie a tutti. Grazie. Festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Signori e signori, siamo pronti per consegnare le fasce, iniziando dalla consegna del primo riconoscimento, che è un riconoscimento del tutto particolare, perché avremo subito la fascia di Miss Adriatico Web. Questa iniziativa portata avanti dal nostro regista Leo Di Blasio
e dal nostro prezioso operatore di ripresa Carlo Minucci, che hanno immortalato dapprima le ragazze con delle foto, le hanno pubblicate su Facebook e quindi tutti quanti hanno avuto modo di votare la miss preferita. La miss preferita, venite qua, Carlo Minucci e Leo Di Blasio al centro del proscenio, un applauso anche per loro, per chi lavora dietro le quinte, come si suol dire, dall'altra parte delle telecamere. Eccoli qua i nostri amici Carlo Minucci e Leo Di Blasio al centro del proscenio. Siamo abituati a vederli all'opera, noi li conosciamo molto bene perché sono coloro che hanno contribuito a rendere sempre più popolare il nostro programma, il nostro appuntamento di Miss Adriatico. Allora, grazie a Leo Di Blasio, grazie a Carlo Minucci, la Miss Adriatico Web 2014 è lei con 170 preferenze sul web, Rebecca Di Giulio! Rebecca Di Giulio! Eccola qua! Gli applausi dei giovanissimi giocatori della Lazio posizionati al piano superiore del Delberg Palace Hotel. Facciamoci una bella foto. Rebecca, che dire, essere la più votata dal pubblico di casa, che effetto fa? Beh, sono onorata e sono emozionatissima, sicuramente non me l'aspettavo. Questo riconoscimento a chi lo dedichi? A tutte le mie amiche e le mie compagne di percorso qui a Miss Adriatico. Quindi questo premio è dedicato a voi, prego, passerella Rebecca Di Giulio, Miss Adriatico Web, grazie a Carlo Minucci e a Leo Di Blasio. Vuoi fare anche un ringraziamento per coloro che ti hanno votato sul web? Sicuramente ringrazio tutte quelle 170 persone appunto che hanno votato per me, le ringrazio tanto perché appunto è grazie a loro che sono riuscita a prendere questa fascia. Questi voti in appena 4 giorni o giù di lì è davvero un bel risultato. Sì, appunto, come ho detto prima non me l'aspettavo, quindi sono felicissima. Complimenti a Rebecca Di Giulio, Miss Adriatico Web 2014. Bene bene, andiamo avanti a consegnare la fascia di Miss Simpatia Arco Colori. Chiamo Vito Castagliuolo e Giuseppe Castagliuolo, padre e figlio, per fasciare una delle protagoniste indiscusse della serata. Intanto, amici del pubblico, io vi chiedo un altro applauso, l'applauso per loro, che sono persone squisite, fantastiche, una famiglia ospitale che fa onore all'Abruzzo, anche se loro hanno origini diverse, però ormai sono abruzzesi d'adozione praticamente. Un applauso a Vito e a Giuseppe, grazie per l'ospitalità. Giuseppe, come si sono comportate le miss in questi giorni di vacanza qui al Delberg Palace Hotel di Pizzoferrato? Si sono comportate benissimo e sono delle professioniste della passerella, per cui stasera le abbiamo ammirate in maniera totale e siamo contenti che abbiano soggiornato presso la nostra struttura. Esperimento senz'altro da ripetere. Io intanto la ringrazio per quello che ha fatto anni fa nel galà di fine stagione svoltosi a Ischia, non finirò mai di ringraziarla. Però nel frattempo dovete sapere che avrete un compito difficile, perché si è verificato un pari merito, quindi dovrete premiarle con una fascia tutte e due insieme. La Miss Simpatia Arco Colori, vernici e colori di qualità per Martina Di Tommaso e Noemi Danese. Eccole qua! Guardate che coppia fantastica, mamma mia. Davvero. Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere bene. Ecco, mettiamole bene. Allora, unitevi in questo bel quadretto di famiglia. Ecco, facciamo vedere bene il titolo vinto. Ecco qua, benissimo. Abbracciate le miss e facciamoci una bella foto. Il nostro fotoreporter Davide Minucci è pronto per immortalare
questo momento significativo. Passerella congiunta per Martina e Noemi, grazie ai nostri premiatori d'eccezione. Il mister Alessandro Bianchi, il mister della Lazio, al centro del proscenio, un grande campione. Da appassionato di calcio sono davvero onorato di averlo qui per le premiazioni, lui che ha vestito per più di 20 volte la casacca della nazionale italiana, è stato protagonista indiscusso nelle file dell'Inter ma anche della Lazio. Eccolo qui Alessandro Bianchi, facciamo un grande applauso. Mister, però l'occasione è ghiotta perché è iniziato il nuovo ciclo, il ciclo della nazionale firmato da Antonio Conte, subito un 2-0 rifilato all'Olanda. Lei come ha visto, come ha seguito la partita, anche e soprattutto in prospettiva futura? Beh, l'ho vista bene, speriamo che continuano così, punto. Il campionato, anche il campionato è iniziato da poco, Juve e Roma restano le grandi favorite o si potrebbe inserire qualche altra squadra? No, Juve e Roma sono le favorite e io spero che la Lazio sia l'outsider. Cosa manca a questa Lazio per essere grande a tutti gli effetti? Pizzico di fortuna. Solo una questione di fortuna e basta? Nel calcio è solo questione di fortuna. Che ricordi ha della nazionale, che ricordi ha del calcio giocato da professionista? Sono cambiati i tempi. Altri tempi? Altri. Totalmente altri tempi. Prima c'erano più valori, oggi ce ne sono di meno. Tra questi giovani campioncini che ha portato al Delberg Palace Hotel, ci potrebbe essere qualche nuova stella del calcio italiano? Sono tutti campioncini. Non posso dirlo adesso, però c'è qualche buona promessa. Benissimo, e allora veniamo a noi. La fascia di Miss Gelati Bontà, il buon gelato artigianale, questa sera porta la firma di Ludovica Brocco. Ludovica Brocco. Eccola qua la nostra bella Ludovica. Posizioniamola bene la fascia, fasciamola nel giusto verso, facciamogli un bel nodino. Annodiamola tranquillamente, facciamo un piccolo nodo, caro mister. Oh, perfetto, è leggermente qua, va bene così. Benissimo. Allora, momento foto per la Miss Gelati Bontà con l'allenatore del settore giovanile della Lazio, Alessandro Bianchi, e la passerella conclusiva di Ludovica Brocco, Miss Gelati Bontà. Grazie, mister. Carlo Di Fabio, il nostro cantante, è invitato qui accanto a me per la consegna di un'altra fascia, quella della Miss Spiedia Rossicini, questo prodotto di nicchia della cucina abruzzese, sempre più conosciuto, più noto a livello internazionale. L'azienda si trova a Pescara, sono i più buoni perché fatti tradizionalmente. Carlo Di Fabio, il nostro artista, è pronto a questa consegna che andrà tra qualche istante a beneficio di Natalia Marinelli, eccola qua. Momenti conclusivi delle nostre premiazioni, eccola qui la nostra Natalia, stretta di mano, bacino da parte di Carlo Di Fabio. Possiamo fasciare la nostra bella Natalia, momento foto, facciamoci una foto a beneficio dei nostri fotoreporter. Passerella conclusiva di Natalia Marinelli, Miss Spiedia Rossicini, eccola qui. Grazie Carlo, bocca al lupo. Sandro Palmitesta, il nostro maestro, è arrivato il suo momento. Sandro Palmitesta, amico di vecchia data, è stato un piacere
poterlo tornare ad incontrare in questa location dove abbiamo trascorso davvero dei momenti piacevoli, dei momenti in tutto relax. Eccolo qui il nostro Sandro Palmitesta, pronto per la consegna di una fascia storica del nostro concorso, quella relativa al titolo di Miss Caffè Mocambo, industria di torrefazione di Chieti, il buon caffè italiano conosciuto nel mondo. Eccolo qui il nostro maître, pronto a fasciare la concorrente che risponde al nome di Barbara Scorrano. Prossima presentatrice televisiva la nostra Barbara, bravissima, ha già avuto modo di esibirsi a presentare il Festival della Melodia, questa sera viene premiata da Sandro Palmitesta con la fascia di Miss Caffè Mocambo. Facciamoci una bella foto prima di vedere in passerella la Miss Caffè Mocambo, lei è Barbara Scorrano. Grazie maestro, grazie per la collaborazione. Pietro di Bari, e se c'è anche il nostro chef Silvano Pinti dell'omonimo ristorante di Francavilla al Mare per consegnare la fascia relativa al titolo di Miss Intimo M Gross. Eccolo qua, il nostro chef che al termine ci preparerà qualcosa alla grande, un piatto tipico delle tradizioni culinarie abruzzesi per concludere alla grande, tra fiumi di champagne, questo nostro incontro dedicato alla bellezza femminile. Eccolo qui il nostro chef, il nostro coreografo, pronti insieme, sono grandi amici loro e quindi li ho chiamati insieme per consegnare questa fascia che andrà a Michela Gentile. Eccola qua, la bionda Michela Gentile. Eccola qua, il bacio di Silvano Pinti del nostro chef e quello del coreografo Pietro Di Bari. Consegniamo questa fascia, poi mettiamo la premiata al centro, facciamo un bel nodino e l'emozione che tradisce. Eccola qua, facciamo una bella foto, scattano i flash, ne sono tanti fotografi questa sera. Passerella conclusiva di Barbara Scorrano, Miss Intimo M Gross. Grazie a Silvano, a tra poco per il gran finale. È il suo momento, Franca Minucci, la nostra attrice, la nostra scrittrice. Grande presenza, io propongo un grande applauso per una donna di cultura, una donna di grande intelligenza, Franca Minucci. Ormai di te ha scritto l'Italia intera, quindi ogni commento, ogni affermazione, ogni dichiarazione diventa superflua, però l'occasione è propizia per salutare gli amici della montagna, gli amici di Pizzoferrato. Franca Minucci. Sì, sì, sì. Allora, io non ero mai venuta in questa località, che ho trovato sicuramente un po' difficile, sono stata messa a dura prova con la macchina, devo dire, per arrivare. Però è vero che una volta che si è qui si respira un'altra aria, un'altra atmosfera, questo clima, anche queste luci proprio, no? Il sapore di questa terra che si avverte e si sente tutta, questa montagna straordinariamente bella, quindi sono molto felice di essere giunta fin qui. Allora, io vorrei dire a questo pubblico che intanto hanno assistito ad uno spettacolo bellissimo, perché Miss Adriatico è anche un grande spettacolo, non è soltanto, diciamo, una passerella di ragazze belle come abbiamo visto, è anche un grande spettacolo d'arte e con la mia presenza anche un po' di cultura. Il libro di cui si parla io ho pubblicato le lettere, quindi che erano ancora inedite, tra Eleonora Duse, la grande attrice, e Gabriele D'Annunzio. Una grande storia d'amore, di passione, una grande complicità d'arte, di vita, quindi diciamo un grande romanzo attraverso queste lettere. Queste lettere erano molto attese dalla stampa, ma dagli studiosi, dalle persone che volevano conoscere questa storia, volevano conoscere questo rapporto, come era stato veramente, e queste lettere, con uno studio durato circa 10 anni, ecco, adesso, come dire, hanno messo in luce una vera storia, una grande storia di cui si sta occupando, diciamolo pure, il mondo, posso dirlo, intero. Oh, e questo davvero merita un grande applauso da parte vostra. Però, per restare alla serata,
la Miss Acqua e Sapone, articoli per la casa e per la bellezza personale, qui a Pizzoferrato, e lei, Sara Carafa! Eccola qua, ancora incredula, Sara Carafa! Miss Acqua e Sapone! Possiamo fasciarla? Facciamoci una bella foto con Franca Minucci e Sara Carafa e la passerella della Miss Acqua e Sapone. Complimenti, Sara Carafa. Grazie a Franca Minucci. Questo elegante portamento che ha coinvolto la giuria, che ha votato alla grande, davvero sono state tutte brave. Questa sera una serata da ricordare, molti degli amici che vengono e che sono qui da Salerno, da Milano, porteranno a casa davvero un bel ricordo, almeno me lo auguro. È il momento clou, siamo arrivati al momento conclusivo, vorrei qui accanto a me il sindaco Palmerino Fagnilli e il direttore della struttura Danilo Morra. Venite qua amici, e continuiamolo l'applauso perché se lo meritano il sindaco di Pizzoferrato e il direttore della struttura. Persone molto simpatiche, disponibili, persone che ci hanno aiutato a organizzare tutto nei minimi particolari. Grazie direttore, grazie sindaco. Il sindaco consegnerà la fascia, il direttore la coroncina. Intanto commentiamo brevemente la manifestazione. Lei direttore come si è trovato in giuria e ci dica la verità, si è divertito? Io tantissimo, è stata un'esperienza credo unica e irripetibile, soprattutto essere noi a poter aiutarvi in questo gioco bellissimo. Per noi è stato un privilegio avervi qui, spero che sia l'inizio di una lunga collaborazione. Ti volevo ringraziare personalmente di essere stato qua, di aver portato questa ventata di allegria e di gioia anche per allietare anche i nostri clienti e di aver portato anche un po' il nome del Delberg in un Olimpo di bellezza che credo sia importante. Quindi per noi è stato un grande onore avervi qui. L'onore è tutto nostro, direttore. Sindaco, oh, che bello, che piacere rivedere Palmerino Fagnilli. Noi siamo stati qui anni fa per proporre un'altra nostra iniziativa, era il periodo invernale e noi abbiamo svolto una tappa del campionato italiano della cucina per casalinghe assieme a Palmerino Fagnilli, all'amico Nuccio Campli, e tornare qui a Pizzoferrato è sempre motivo di emozione. Come ha visto la serata il sindaco? Per riprendere la considerazione della Minucci, molto carina, devo dire che è stata molto speciale. Ritrovarti è stato speciale e, come dire, per assonanza direi una montagna di bellezza. Mamma mia, che belle parole, complimenti al sindaco. Allora, con l'aiuto della tribuna centrale del piano superiore, della curva nord che dal primo minuto non ha fatto mai mancare l'incitamento per tutte le miss, vado a denunciare il nominativo della vincitrice, della trionfatrice della nostra manifestazione. Al Delberg Palace Hotel di Pizzoferrato vince Rebecca Di Giulio! Rebecca Di Giulio! Dopo la fascia di Miss Adriatico Web si conferma bella tra le belle Rebecca Di Giulio. Andiamo con ordine, la fascia, sindaco, la coroncina, mettiamola e posizioniamola nel verso giusto. Da autentica reginetta della serata, senza rovinare la capigliatura curata dalla nostra Martina Perilli, momento foto prima della passerella conclusiva della Miss Adriatico Galà di fine stagione
Rebecca Di Giulio, prego, ti lascio all'abbraccio platonico del pubblico di Pisto Ferrato in festa per questi momenti conclusivi. Bene, e con questo è tutto. Paolo Minucci vi ringrazia della cortese attenzione e vi rimanda alle prossime edizioni. Dal Delberg Palace Hotel è tutto, ancora buone vacanze a chi può continuare a farle. Ciao da Pisto Ferrato.